parlo del mio nuovo acquisto sul sito di Neve Cosmetics, il nuovo fondotinta Creamy Comfort. E questa è la scatola che mi è arrivata, ho già aperto ovviamente. Vi faccio vedere una cosa molto carina, spero che mi metta a fuoco. Qui fanno vedere di come, lasciando la scatola in terra, il nostro gatto ci si possa mettere dentro, facciamo la foto e arriviamo a 1000 like. Io purtroppo questa cosa non la posso fare perché non ho un gatto, ma un cagnolino che dentro non ci entra. Comunque molto carina questa cosa. Ecco, la neve nei pacchi non mette mai troppo imballaggio per evitare un accumularsi di rifiuti che sono inutili. E vi faccio vedere. Mi è arrivato questo. Il nuovo fondotinta, Creamy Comfort. Molto carino, spero metta a fuoco. Io ho preso la medium warm, come ho acquistato anche l'eye coverage, che è quindi adatto per il mio tipo di pelle, che è abbastanza olivastra però non troppo scura. E questo promette di essere un fondotinta idratante, proprio come una crema colorata, diciamo, e contiene infatti olio di jojoba e acido ialuronico. Ho voluto provarlo perché l'eye coverage è molto buono essendo in polvere per le pelli grasse, perché asciuga proprio l'eccesso di sebo. In questo momento, facendo una cura per l'acne, mi sono ritrovata in alcuni punti la pelle molto secca e quindi l'eye coverage tende a evidenziarmi proprio le pellicine che mi si alzano e quindi si notano un po' troppo. Quando quindi è uscito questo nuovo fondotinta in crema ho detto vabbè, è il mio, proviamolo. Non è indicato secondo loro per le pelli grasse, ma per quelle secche e miste. Io comunque in questo momento non ho proprio una pelle grassa, ma è diventata mista, diciamo, perché in alcune zone è proprio secca, in altre si lucida più facilmente. Quindi ho detto mettiamola alla prova, perché potrebbe essere la soluzione in questo momento. Devo dire che l'eye coverage minerale era ottimo, per quanto avevo proprio la pelle molto unta, molto grassa. Quindi adesso proviamolo. E insieme mi è arrivato anche questa bellissima pochette con tutti i gattini, e come sempre loro mettono dei campioncini in omaggio. Questa volta mi è arrivata la crema detergente maschera idratante 2-in-1 della Beauty Farm, la crema sublime idratante protettiva per pelli delicate, calendula e jojoba. Interessante, anche perché in questo momento la pelle del viso l'ho veramente molto delicata. E poi crema eterea, idratante protettiva per pelli grassi, riso e phytic acid. Interessante anche questa. Sicuramente da provare, non li ho ancora provati questi prodotti della neve. E poi mi hanno inserito un catalogo con tutti i loro prodotti, molto interessante, sì, molto carino. La bustina è veramente molto molto carina, riutilizzabile, con questa chiusura, veramente molto carina. Li ringrazio tanto, perché loro sono sempre molto gentili. Quando facciamo gli ordini inseriscono sempre dei campioncini. A volte ho trovato proprio anche delle jar, quelle più piccoline, con ombretti, con un blush. Quindi veramente è l'unico sito che offre veramente questi omaggi, e li ringrazio. Quindi adesso mettiamo alla prova il fondotinta, in questi giorni sicuramente lo proverò, così a breve vi faccio una recensione e vediamo anche di metterlo a confronto con quello minerale. E vediamo anche per quale tipo di pelle è più indicato, per quale meno, qual è il migliore per le pelli grasse e per le pelli secche, visto che in questo momento ho anche delle zone secche. E vi farò sapere a breve. Rimanete sintonizzati, un bacio!